Ciao! Oggi per la serie Famolo Strano. Famolo strano. Sì, i Ok. profumi legati ai capi d'abbigliamento. Oggi siamo con il giubbotto di pelle, ma Ok. te lo ricordi Top Gun? No, No. come? Non ho visto Top Gun! Ho visto Top Gun, ma non me lo ricordo, sono anni che non lo vedo. Oddio, oddio, che c'era lui con quel giubbotto, non è lo stesso, perché era pieno di Ah, è stemmi, vero. però lui era sessissimo, la Tom Cruise, eravamo tutti innamorati, forse perché eri giovane, è un film degli anni 80. No, l'ho visto, però sinceramente non ho. Non ha memoria, Non ho e memoria, vabbè, sì. io me lo ricordo e molte di voi se lo ricorderanno. Allora, profumi da giubbotto di pelle, e ci sono giubbotti di pelle e giubbotti di pelle. Allora, iniziamo con il modello un po' da aviatore, no? Ok, tipo bomber. Aviatore! Allora, e abbiamo accoppiato delle fragranze, no? Sì. Io lo sento questo stile vicino a Queer Tassili o Tassili di Maison Rebaci, e la profumiera è Alienor Massenet. Dovete sapere che questo è un brand francese nuovo, interpretato ogni fragranza da un naso, di quelli super famosi. E io ho scelto questo profumo quando c'è stato il press day, perché a me le note di cuoio mi piacciono tantissimo e le abbino così ai miei capi. Allora, adesso, poi è scicchissimo, guardate. È un cuoio femminile questo, è un cuoio gentile. Morbido, Sì, è un cuoio speziatino, fresco. fresco, una nuance secca e verde. Non è bello, ma È piace bello, è tantissimo. molto lo trovo molto elegante. E ce n'è uno ancora più elegante. Questo, Davvero? sì. Questo è un bel cuoio, che è bello, anche il contrasto, no? Almeno per quello che mi riguarda, perché questo è un capo che ancora noi donne usiamo meno, usiamo più il biker. Questo da aviatore lo vedo poco in giro, il modello tipo aviatore sulle donne, e mi piace questo contrasto tra questo modello ancora più maschile, no? Del giubbotto di pelle, con questo cuoio chic. Ma con questo cuoio gentile, dolce, un cuoio intimo, un cuoio. Non penso che sia poi tanto intimo come fragranza, sai? Ma non è la bombazza che senti da Non là è sotto, sicuramente oppure la quel bombazza, però cuoio. si fa sentire, è bello presente. Sì, però non come le classiche, poi ti faccio sentire un altro. Mi piace tanto. Tu invece. Molto, molto, molto interessante. Io ho un solo giubbotto di pelle, Ecco, quindi sei devo un cambiare uomo. per forza i profumi. Sei un uomo, sei sfigato, dai. Gli uomini non possono mettersi tutti i capi d'abbigliamento che abbiamo a disposizione noi. E poi tu non sentire, tu Allora, spendi i tuoi soldi in profumi invece di comprare capi io ho d'abbigliamento. deciso che questo è un cuoio con la tuberosa, così lei muore. No, non è con la tuberosa. Però, raga, se lo metti su questo è È bello. tostissimo. Iron Green Hide. Guardate già, si vede poco, ma qua è già diventata, la moglietta è scura. La moglietta è scura. Allora, mazza che cuoio melassoso, Melassoso, è ricco, resinoso. polveroso, resinoso, Sì, super, adesso affumicatissimo. sta uscendo proprio un odore di cantina, lo sapete che mi fa venire in mente? Cantina? In che senso cantina? Allora, cantina nel senso, vabbè, molte persone praticamente si costruiscono una sorta di cantina, vabbè, che c'è la stanza dove c'è il caminetto, dove hai una seconda cucina, dove tieni non il vino, hai Ok, capito? Che genere di che c'è l'odore no, di caminetto. perché pensavo alla solita cantina ammuffita No, con. no. Ok, e questo per me è
C'è il divano in pelle, Divano di vintage. pelle, sì, a Chesterfield, un po' graffiato, Sì. usato, E impregnato di di fronte c'è odore. il caminetto. Oh, sai cosa mi è venuto in mente? Quando ero più giovane che andavo in discoteca, sai quando il giubbotto di pelle ti si... andavo in discoteca, si impregna di odori, Sì, di puzze tipo anche sudori. anche di puzze, sudori, ma anche di odore di Sì. sigaretta, ecco quello. Sì, Un cuoio vissuto. un cuoio vissuto, però questa è Un un'andreiata, eh? No, no, cuoio. non Un tutti. cuoio notturno. È un cuoio fetish È pur. un cuoio fetish. Sì, non è da tutti. È una fragranza che assolutamente divide. O la ami o la odi. Cioè, io sento molto la parte affumicata, molto, eh. Sì, si sente tantissimo. Fino a sfiorare sul effetto barbecue. Ecco, però sì. Cuoio di fronte, divano vintage di fronte al caminetto. Sì, nudi, con il giubbotto di pelle addosso. Che sei un esibizionista, una nuova forma di esibizionismo, nudo, col giubbotto che Non pure è è corto, esibizionismo, ma ci però sono. senza calzini. Senza calzini, ovvio, cosa sono? Ci sono alcuni capi d'abbigliamento di cui la sensazione sulla pelle nuda mi piace, Ok. tranne la seta che scivola. Va bene. Ok. Siamo pronti? Siamo Facciamo. pronti? Proviamo. Eccoci di nuovo. Ci siamo cambiati perché abbiamo iniziato con il giubbotto da aviatore. Adesso pausa giubbotto, ma giacca in pelle, un po' più elegante. Questo è un modello che io adoro, è quasi re in nappa. È un vecchio modello che ho comprato a una svendita di Ferragamo quando lavoravo ancora, È quando morbidissimo. lavoravo ancora nella moda, che ho messo forse una volta sola, costava poco, l'ho presa, poi subito dopo sono rimasta incinta, ho iniziato a lievitarmi e dopo che ho avuto Pietro è un po' ingrassata, quindi quando la metto sto impettita, ma è chicchissima. E lui è pure in giacca di pelle, fa un po' anni 70, Sì, un po' oversize. un po' oversize. Tu sei sempre i village people. YMCA. Adoro. Allora, tu che profumo ti Meno sei male che scelto? peccato che mi sono tagliato la barba, se sennò... No, no, vai. Tu che cosa hai scelto? Allora, io ho scelto Costume Nationale I, ispirato all'arte italiana della lavorazione di cuoio, Naso e Julien Racquinet, a me piace tantissimo. Mi piace che quando ti muovi con la pelle senti quello È bellissimo quel scrocchiare. rumore. Che Ecopelle non lo fa quel rumore. No. È un cuoio speziato in apertura, molto gentile, molto Io lo elegante, trovo sexy. sexy, sì, però nella maniera non sfacciata, misurata. Sì. E lo trovo da bello e maledetto. Davvero? Sì. Ok. Sì. Io lo trovo più un po' da James Bond che da Bello e Maledetto. No, io lo vedo vestito tutto di nero con la barbetta un po' di qualche giorno, la giacca di pelle nera, Hai un nome da sguardo suggerire magnetico. No, ai no, nostri un ascoltatori? po' No. magnetico. Clive Owen? No, ma sì, però non lo vedo da biondo questo. Litigiamo i capelli. Bello. Questo mi è piaciuto tantissimo, vabbè, Costume Nationale, brand italiano, tu lo conosci molto bene. Sì, era appena esordito, era praticamente tutto il popolo della moda metteva solo questa, la sua fragranza, quella un ambrato, se non sbaglio, è il primo E il primo non profumo. me lo ricordo È il primo, è purtroppo. pazzesco, pazzesco. Oltretutto i profumi di costume sono delle colle, cioè quando ancora non si parlava di scia, e questi erano una scia, io sentivo la gente veramente quando andava agli eventi moda. Cioè, lasciavano la scia. Poi a me in realtà piace moltissimo anche la forma del Bello, flacone e bello. tutte le uscite le trovo sempre molto interessanti. Molto, anche perché hanno dei super nasi. Tu Allora, invece? se mi dai le mogliette, perché poi dici che ti tocco il pacco.
se l'è messa a posto in un posto, scusate, in mezzo alle gambe, come faccio a prendere la voyette? Dai. Perché io a casa ho un tavolino da usare, sì, sì, tu invece qui non hai niente, neanche un cavolo di sgabello. Quir celeste ex nilo. Adesso ti faccio vedere. Questo è perfetto per questa mia giacchetta di Ferragamos. Perché senti com'è chic. È quasi verde. Io ci iris, sento la... Sì. Ma iris verde. È talcato. È foglie di violetta. È un talcato. Tu vai a sentire tutte le note. No. Io lo sento. Avete presente quei profumi che entrano, quelle signore chicchissime High Society, che non vedi neanche un logo, però capisci che sono praticamente... Elegantissimo. Elegantissimo, tessuti preziosissimi e via dicendo. Non direi che è talcato, semmai polveroso. Ma un po'. Non ha questo aspetto cosmetico. Un po'. Però ho una bella nota legnosa e questa... Questa parte verde che lo distingue. Cioè, io... questo te lo rubo. Questo praticamente lo sai che... Allora, se Hermès dovesse fare un profumo che si chiama Birkin, o Kelly, come le borse, dovrebbe essere questo. Mi dà quell'idea di una Birkin... Credo che Hermès ha già fatto un profumo che si chiama Kelly Kalash. Ma quella è una borsa... No, deve fare Birkin, Constance o Kelly... chic e da scia. E da scia sì, però una scia molto elegante. E certo. Questo è un cuore inusuale. Mi piace. Beh, quell'aspetto già... verde mi richiama in mente vagamente Bandit di Robert Piguet, ma non Come tipo di fragranza, è proprio quella parte verde che mi fa pensare al Bandit. Deve fare il primo della classe. Bandit, Bandit è un benissimo cuoio. Dici comunque chi è, perché magari chi ci segue adesso... Robert Piguet. L'ho detto. E io non l'avevo sentito. Bene, pronti? Pronti? Via! Eccoci! Ora mi sento un po' trasgressivo. Sì? Sì. È nato come capo più trasgressivo, i motociclisti, il senso di libertà. Poi noi l'abbiamo preso, noi donne, come al solito, quando prendiamo gli indumenti maschili e li adattiamo, li facciamo cambiare completamente. Diventano iconici. Diventano iconici e li facciamo cambiare completamente. Su di te fa motociclista, su di me fa donna motociclista. Fa donna sportiva, un po' casual, poi a seconda di come lo metto, perché se ci metto sotto l'abitino un po' frufru fa un effetto, se ci metto il jeans bianco come ce l'ho oggi e la ballerina ne fa un altro, insomma dipende. Vabbè. Se mi vesto tutta di nero, quindi voi così non fa avete un fantasia. Po' davvero molto motociclista, ma a me questo tipo di giubbotto piace tantissimo con la camicia e la cravatta, pensavo, il contrasto che fa. Secondo me, pensavo che mi dicessi mi piace quando per tipo quando vai sulla Harley Davidson a fare i raduni. No, mi piace Harley Davidson. No? No, tra l'altro sulla moto ci sono stato solo una volta sola. Però se qualcuno mi vuole portare io vengo volentieri. È troppo lungo. Basta che non debba guidare. Allora, giubbotto da motociclista. Questo in questo caso io lo adoro. Anche questo ho comprato alle svendite. E la particolarità è che ha le zip messe in posizioni diverse, quindi può essere chiuso a seconda di quando hai mangiato, se hai mangiato tanto o poco, strettissimo o più largo. Questo era un vecchio bicolore che ho preso alle svendite. Sono quei capi che investi e ti durano una vita. Pelle, senti, morbidissima. Ecco, sì. Perché il vero chiodo o biker... Anche questo è nappa. Sì, il vero chiodo e biker è fatto con una pelle quasi coriacea, col cuoio tendenzialmente. Allora, io che cosa ho pensato come fragranza che si abbina a questo modello? Ho pensato Jo Malone Bronzewood & Leather Cologne Intense. Perché? Perché adesso ve lo spiego. Ogni cosa ha il suo perché. Allora, perché è tosto, perché è graffiante, perché è un cuoio con i legni
un po' aggressivo, un po' affumicato. Un po' affumicato, un po' temagno, un po' non ti avvicinare che qua rischi, eh? Però nello stesso tempo è anche abbastanza luminoso, non è un cuoio pesante, oppressivo. No, non è oppressivo, non è. Però sicuramente tra le altre due versioni di cuoio che sono un po' più gentili e femminili, questo è un Sì. cuoio bello, ricco, che si sente ed è appunto un po' non ti avvicinare, che rischi? Ok. Non mi guardare così, che cosa vuoi? Perché mi guardi così? Che mi devi dire? Ok, concordo. Ci sta. Un po' quelle cose anni 80 dove si guardavano i ragazzi e dicevano: usciamo fuori, se devi dire qualcosa usciamo fuori. Adesso invece se lo scrivono via telefonino e poi chiamano uno contro 800. Si usava anche negli anni 80 uno contro 800, però diciamo che tendenzialmente si faceva one to one e si risolveva. Adesso invece telefonini, insulti, vari. Vabbè, comunque, altri tempi, sono vecchia, quindi parlo dei miei tempi. Tu che cosa hai scelto per questo aggressive? Io per questo aggressive Perché ti avevo. sta bene questo stile un po' Sì, aggressive? mi piace. Ti piace? Sì, Oddio, ho creato un potrei cambiare mostro. completamente lo stile. Sappiate che questo altro giubbino è mio. Lei ruba le mie giacche, io rubo i suoi giubbotti. Sì, perché c'ho la versione un po' light per muovermi e stare più tranquilla, vedete, alle zip pure qua, e questo è incollato. E gli ho detto: mettiti l'incollato tu, vediamo. Xerjoff, ma Xerjoff MV Agusta, questa è proprio la questo è motociclista. da motociclista, MV Agusta è. Motociclista sportivo, perché la Harley Sì. Davidson è diversa come moto, le Sì, Augusta. assolutamente sì. Io ne ho visto una un paio di settimane fa, parcheggiata davanti dove abito io. È bellissima, non ne avevo mai visto una No, dal sono fighe, vivo. sono fighe, sono fighe. Ero tentato di farmici la foto sopra, ma poi avevo paura che Ma qualcuno non già scendesse giù. con la giacca ti prendeva. Non, dove, ti Il problema presti. era quello. Cioè, devi avere questi capi così. In realtà avevo paura della fidanzata del tipo che è arrivato con la moto, perché sono arrivati in due Sì. e lei stava lì a fare la guardia alla moto. Allora gli dobbiamo dare questo. Presentati con questo e dici: questo è il profumo per fare la guardia. Anche questo è il profumo per fare la guardia. Questo è un bel profumo, un cuoio quasi, che sa quasi di benzina, affumicato, resinoso, Ma a me un po' l'affumicato. fuligginoso più che affumicato. Io infatti l'affumicato lo sento più in quello di Jo Malone. Però c'è una nota floreale E che tu, infatti ti stavo dicendo. ylang ylang, che lì aggiunge la cremosità. È fiore bianco. Io ti stavo dicendo, No, non è che. fiore giallo. Sì, ma no, di solito nei bouquet con i fiori bianchi mi fa venire il Sì. mal di testa. Quindi ti stavo dicendo che c'è sta qua che mi sta iniziando a. C'è dell'ylang-ylang, È però strano questo contrasto tra il cuoio e questa. io trovo molto interessante proprio questo contrasto perché è inaspettato e lo ingentilisce un po' e lo Sì. rende meno scontato. Sì. Buono. Non lo metterei questo perché mi sta male il Io lo metto, fiore. mi piace tantissimo. Ma io tutti e tre quelli là li metto e li trovo sexissimi e sexy in vari Ma il modi. Il cuore è sexy. cuoio molto sexy. Cuoio, pelle, la nota del cuoio della pelle è super sexy. A proposito, tu che fai sempre che sei soprattutto io Google, sei come mio marito, solo che sui profumi tu. L'oracolo. Allora, di la differenza tra la differenza tra nota di pelle e cuoio. Allora, intanto non capisco benissimo la domanda. Che cosa mi stai chiedendo? In alcuni profumi c'è scritto note di cuoio e altre note di pelle. C'è Leider. scritto anche note di camoscio. Sì, suede. Allora, Olfattivamente la differenza. olfattivamente, cioè quello che capisco io è questo. Dipende dalla materia prima Sì. utilizzata che ha un certo tipo di nuance. Che ti Sì. possono richiamare più in mente Il il suede che è più camoscio, quindi morbido, morbido, quasi il cuoio più vellutato, ruvido. cuoio più denso, ruvido, la pelle. Qui sono un po' dubbio perché non capisco molto bene la nota, non saprei neanche come ricrearla.
Perché poi il suede a me mi si confonde un po' con la pelle, perché poi là, se uno vuole fare il pignolo, c'è pelle e pelle. C'è la Seconda pelle, nappa che sì. assomiglia anche al tocco. Sai cosa? Sueda a Il suede è tratti è quasi, camoscio, è sì, un po' è vellutato. vellutato, ha quasi a tratti fruttato. Ok. Il cuoio può essere affumicato come l'avevamo sentito nel Hyde, quindi catrame di betulla Sì. fondamentalmente, oppure una delle molecole che ha aspetti di cuoio che possono essere un po' più affumicati, un po' più gentili, un po' più morbidi, ma anche un po' più plasticosi o Sì. resinosi. Per esempio, Ok. io l'altro giorno avevo provato una molecola, si chiama guaiacol, L'ho già sentito che parlare. sa di divano di pelle vecchia, tipo Un Chesterfield. un Chesterfield se diluito, ma se lo sento puro mi sa di macchina nuova. L'odore preferito degli uomini, quello della macchina nuova, così diceva Mae West. Secondo me era il suo odore preferito. No, le donne e le macchine non gli frega più di tanto. Ma a Mae West Dici? sì. Faremo una puntata ispirata a Mae West sui profumi che avrebbe potuto Sarebbe indossare. fantastico. Lei sì, lei è un personaggio. Sì, le sue citazioni sono da piegarsi in due. Lei è idolo. Allora, abbiamo finito di fare i cambi, di metterci giacche e giubbini di È pelle. la prima volta che abbiamo fatto così tanti cambi durante una puntata. È stato divertente. È stato divertente, forse lo rifacciamo un'altra volta, forse no. Scriveteci quali sono le vostre fragranze al cuoio preferite. Sì. E se volete che facciamo altre puntate, così. Noi ne abbiamo già pronte due. Ok. Però, se volete altre puntate legate al mondo dell'abbigliamento, magari vi posso dare anche dei tips, perché comunque ho lavorato per più di 10 anni nel mondo della moda e vi posso dare dei tips. Non invitatela a casa perché io l'ho fatto, lei ogni tanto viene ed è come il programma, come ti vesti? Ma Sì. come ti vesti? Che lei prende il cestino e inizia a buttare, buttare, riciclare, buttare, E le riciclare, cose che vecchio, non usi, riciclare. devi fare spazio, faccio sempre spazio e le ordino poi per colore le cose, oppure le ordino tutti i cappotti, tutte le giacche, tutte le camicie. Se avete bisogno di ordinare a casa, chiamate Vanessa A me Maricondo. piace, io sì, Ecco. adoro, mi rilasso. Allora, ciao. Vi scriviamo dentro quello che dovete seguire. Ciao.